Oggi vi propongo un interessante test che riguarda due filtri interferenziali molto noti che analizzeremo con lo spettroscopio SPECH 3 USB di Adriano Lolli, che ci consentirà di vedere in dettaglio la risposta in frequenza alle varie lunghezze d'onda. I due filtri interferenziali in questione sono due ultronosi, sono il primo è il Tri-Band dell'Optile Astro e il secondo è l'L-Enhance Pro della Optolong. Tramite questi due filtri possiamo isolare le luci parassite dell'inquinamento luminoso della nostra città per poter fotografare meglio le stelle, le nebulose, le galassie e tutti gli oggetti dello schermo. E questi due filtri ho già avuto occasione di utilizzarli sia con il mio Celestron RASA 8 pollici che con altri rifrattori apocromatici, ed entrambi hanno dato buoni risultati. Ma qual è meglio dei due? Lo sapremo solamente analizzandone la luce che fanno passare attraverso uno spettroscopio. Andiamo subito. Bene, adesso vediamo la parte pratica mettendo all'opera lo spettroscopio SPECH 3 USB che in questo momento è sotto una lampadina a LED. Quindi questa è la luce bianca che noi normalmente vediamo. Come potete vedere, la parte luminosa centrale verde-giallo è la più intensa, man mano nel rosso la luminosità va diminuendo verso l'infrarosso e così verso l'ultravioletto. Per riscontro utilizzerò adesso un filtro Bader H-alfa da 7 nanometri che mettiamo sopra lo spettroscopio e verifichiamo che effettivamente lo spettroscopio è calibrato in quanto ci indica la lunghezza d'onda al picco del filtro esattamente a 656 nanometri. Vi ricordo che la riga H alfa è 6562,81 angstrom, quindi 656 nanometri, e che la larghezza di questo filtro alla field view alfa e la larghezza di spettro di questo filtro è di 7 nanometri. Bene, ritogliamo il filtro H alfa. Inseriamo per primo il filtro L-Enhance della Optolong, eccolo qua, benissimo. Qui vediamo i due picchi, il primo picco che è a 654 nanometri, non 656, quindi è spostato il picco più a sinistra della riga H-alfa, mentre qua vediamo un altro picco un altro picco di trasmissione sulla riga dell'ossigeno 3 e dell'H beta. E qui possiamo misurare la larghezza di banda a metà dello spettro, che è di circa 10-15 nanometri, mentre qua è di circa 5-10-15-20 nanometri. Togliamo l'optolong e mettiamo il tri-band dell'Altair Astro. Che non cada, ecco qua. Qui vediamo anche in questo caso che la larghezza di banda della calfa è più larga dell'optolong, però è centrata perfettamente sulla riga H-alfa. Il picco è 653 nanometri. Vi ricordo che H-alfa è 656,281. Nella regione verde-azzurra vediamo che il tri-band Altair ha una trasmissione più ampia, puntata sempre sull'ossigeno 3 e anche sulla riga della beta dell'idrogeno. E adesso facciamo un esperimento, togliamo un attimo il filtro tri-band, attiviamo il riferimento, quindi utilizziamo la luce della lampada a LED come riferimento rendendola piatta, e quindi vedremo esattamente quale luce trasmette il filtro della Optolong L-Enhance. Allora attivo il riferimento. Metto il filtro Optolong, ecco qua. Qui vediamo esattamente il passaggio di luce nelle due bande. Nella banda a destra nel rosso, nell'H-alfa, e a sinistra ossigeno 3 e idrogeno beta.
Bene, togliamo, resetto lo spettro, riprendo il riferimento e mettiamo il tri-band. Quindi vediamo che la differenza sostanziale fra il tri-band e l'altoilastro e l'optolong e l'enhanced è nella quantità di luce che passa soprattutto nel verde-azzurro, cioè nell'ossigeno 3 e nell'H-beta. E questo rende di fatto più luminoso verso le stelle questo filtro. Quindi nella riga H-alfa le stelle vengono completamente spente praticamente e viene fatta passare in questa banda solamente la luce emessa nella regione alfa dell'idrogeno. Invece in questa parte passa la normale luce delle stelle, quindi avremo con il filtro altoilastro più stelle visibili che non del filtro Elenance Optolong. Di fatto però i due filtri sono abbastanza simili. Adesso ho tolto il filtro Optolong, no scusate, altoilastro, e rimetto il filtro Elenance. Prima facciamo un reset dello spettro, riprendiamo, mettiamo l'Elenance, perfetto, e lo utilizziamo. No, questo era il banner. Mettiamo l'Elenance, ecco qua, e lo vendiamo come riferimento. E contro questo filtro utilizzeremo il tri-band. Quindi questo è il riferimento, quindi azzerato il filtro Optolong e mettiamo il filtro tri-band. Ecco qua. Qui vediamo le differenze in più di luce che il tri-band fa passare rispetto all'optolong. Difendiamo un attimo la televisione, quindi abbiamo un leggero passaggio in più di circa il 10% nel verde e blu e altrettanto nel rosso. Adesso dobbiamo ritogliere il filtro e ripristinare perché la differenza vale per poco tempo. Allora rimettiamo l'optolong, riproviamo, prendiamo il riferimento dell'optolong. Tolgo l'optolong, metto l'altaira e fermiamo la ripresa. Ecco qua, questa è proprio la differenza. Questa parte e questa parte. Quindi possiamo dire che a livello di H-alfa, di ossigeno 3 e H-beta, noi abbiamo un po' più di luce che passa nel tri-band, quindi è un filtro un po' più aperto, mentre l'optolong è un filtro più chiuso. In particolare il tri-band dovrebbe far passare qualcosina in più rispetto alla luce stellare. Bene, questo è tutto per quanto riguarda i due filtri, vi ringrazio e vi aspetto. Flow underneath our feet, fire shouts through my chest.